Amici di Barbecue Mania, bentornati. Oggi andiamo a scoprire una novità nel mondo del barbecue a carbone di casa Weber, novità del 2017, e parliamo del modello Original Kettle Plus da 47 cm. Weber ha, diciamo, tolto un po' quello che era a catalogo, un po' quella che era tutta la gamma dei 47, mantenendo soltanto il Compact Kettle e appunto l'Original Kettle Plus, dove ha inserito, come dice nome stesso, dei plus, quali andremo a vedere la griglia di cottura gourmet, una griglia focolare particolare, degli inserti colorati sulle ruote, sul piedistallo e sulla valvola sulla maniglia della valvola di pulizia e di aereazione del braciere, colorati insomma per dare un po' di vivacità. L'Original Kettle Plus, diciamo che assomiglia molto al Master Touch, il suo fratello più grande, però appunto con dimensioni un po' più contenute. Presenta un termometro sul coperchio, il termometro ci è utilissimo per gestire le temperature di cottura sia in cotture dirette che in cotture indirette. Abbiamo due ganci porta utensili appunto integrati nella maniglia del braciere, eccoli qua. Questi ganci appunto servono per poter agganciare, per poter tenere sempre a portata di mano i nostri accessori per la cottura. Al di sotto abbiamo un pentolino di raccolta delle ceneri, diciamo un po' diverso rispetto a quelli a cui eravamo abituati a vedere negli Original Kettle o appunto nei Compact Kettle. È un po' più bombato in modo tale che riesca a contenere meglio tutti i residui di combustione. Sul coperchio troviamo una valvola di aereazione con una pratica maniglia anti ustione, in modo tale che non ci andremo a scottare a barbecue acceso nell'andare a gestire la nostra maniglia. Fondamentale, sull'Original Kettle Plus troviamo anche in dotazione un pratico supporto porta coperchio estraibile, per cui può essere tolto qualora non ne avessimo bisogno, ma quando andremo ad utilizzare il nostro barbecue, appunto questo supporto fa sì che non dovremo curarci di dove poggiare il coperchio rischiando di farlo cadere, ma appunto facendolo spostandolo sul retro del barbecue il coperchio rimarrà in posizione verticale, il che ci aiuterà anche nel grigliare in presenza di vento, in quanto assume la funzione di paravento. Come abbiamo detto, troviamo al suo interno la griglia GBS Gourmet. La griglia GBS praticamente presenta questo anello centrale che si toglie, e al suo posto vengono integrati tutti gli accessori gourmet Weber, tipo piastra pizza, la griglia di rosolatura in ghisa, la piastra in ghisa, il wok nuovo, bellissimo, poi nei prossimi video lo andremo un attimino a scoprire, il supporto polli, come anche il sistema per cucinare waffle o toast. La griglia ha due pratici manici che ci aiutano a poterla togliere. Un'altra novità la troviamo sulla griglia focolare. Nella griglia focolare, come vedete, al centro Weber ha posto un incavo, eccolo qui, che messo in questa condizione ci permette di andare a mettere al suo interno le nostre pasticche accendifuoco, poggiarci sopra la nostra ciminiera e azionare il tutto. Se la ruotiamo, questo incavo ci funge anche da separacarbone, volendo, per poter effettuare cotture indirette. Diciamo che per noi di Barbecue Mania è un prodotto dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, dati gli optional che vengono dati di serie, al costo con cui va in vendita, diciamo che rappresenta la valida alternativa per chi magari non ha spazio o non ha possibilità di poter prediligere un Master Touch, ma comunque vuole mantenere degli standard alti nel suo barbecue, avere queste dotazioni di cui abbiamo parlato ad un costo, come abbiamo detto, un costo giusto, per noi giusto. Non ci resta altro che augurare a tutti delle buone grigliate. Vi invitiamo a seguire i nostri canali online, come il nostro sito di vendita
www.barbecumania.it, il nostro canale YouTube e la nostra pagina Facebook, appunto, barbecumania.it. Auguro a tutti una buona giornata, una buona visione dei nostri canali precedentemente elencati e non mi resta altro che darvi appuntamento ai prossimi video.